Perché siete lì? Allora che tu fai? Tu cascate dentro sta trappola? Dimmi, fammi la domanda. Ma è una storia pazzesca! Cesare, perché siete lì? Perché ci sta passando un decreto legge truffa da un partito, voluto da un partito che ha spaccato un tre. E non si riesce a capire perché risponde alle logiche del popolo o alle logiche delle lobby che spingono per far passare questa legge, che di fatto legalizza tutti gli abusivi d'Italia. Secondo te perché siamo qua? Perché io ho una licenza, l'ho comprata questa licenza, non me l'hanno regalata, e c'è sta gente che ha 20 anni, 25 anni da mutuo. Per poter lavorare ha fatto questo mutuo e sta cercando di pagarsi. Se passa il decreto legge, un abusivo qualunque diventa legale. Non è giusto, ecco perché siamo qui. Hai capito? Allora, perfetto, Cesare, molto chiaro. Faccio rispondere Simona Malpezzi, Partito Democratico, perché ho il sospetto che il partito... Ma per carità, manna al cinema quella! Deve andare al cinema, deve parlare! Che partito è questo? Ma lo devi spiegare! Da chi risponde sto partito? Alle logiche del popolo? Ce lo spiegherà Simona Malpezzi, Cesare. Cesare. Che parla parlare? Tanto a me non mi interessa quello che dice la Simona. Vabbè, a me sì, la io sento io. Sapere. Non ti preoccupare, me la sento io Simona Malpezzi. Va bene, prego Malpezzi. Dice una cosa molto chiara, sì, Cesare, dice, noi abbiamo comprato delle licenze con i nostri soldini privati, per lavorare abbiamo fatto spesso dei debiti e dei mutui, adesso queste nostre licenze, se passa l'idea che tutti possono fare i tassisti, non valgono più niente, sono carta straccia. No, non è esattamente così e penso che Cesare lo sappia perché... Lo sapevo io! No, Cesare, io guarda, siccome in piazza Cesare... Siete abusivi, non potete governare! Il partito vostro non può più governare! Perché? Perché non rappresenta più nessuno! Mi piace che non voleva parlare, Cesare. Se la mattina alla sera rompete, se